farina di farro integrale ritirata del mercato. Colpa dell'allergene soia non dichiarato in etichetta. Si tratta della farina di farro integrale della Farine Magiche a marchio Lo Conte. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 400 grammi con il lotto di produzione 18339, con scadenza 31 dicembre 2020. La farina richiamata è stata prodotta da IPA Food SRL nello stabilimento di Viale Taverna Annibale, a Frigento, Avellino. La sensibilità a questi allergeni porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa. In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l'aiuto di un medico. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o coloro i quali presentano un'intolleranza alla soia. Si raccomanda ai soggetti allergici alla soia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, di non consumare il prodotto richiamato e di riportarlo al punto vendita di acquisto per il rimborso. La farina è del tutto sicura per i consumatori che non soffrono di allergia alla soia. Non è la prima volta che le farine vengono richiamate dal mercato per presenza di allergeni. Appena nel settembre scorso un altro lotto di farina di farro era stato richiamato per lo stesso motivo. Si tratta di casi di errori e disattenzione nella fase del confezionamento, ma che possono nuocere gravemente alle persone allergiche e intolleranti alla sostanza non indicata. Come spiega l'avviso di richiamo, che risale in realtà al 5 ottobre scorso ma è stato reso noto solo oggi dal Ministero. Chi avesse già acquistato l'alimento ed è allergico alla soia non deve consumarlo ma restituire il prodotto nel punto vendita di acquisto che si incaricherà di ritirarlo per conto del produttore. Le altre persone no allergiche invece possono tranquillamente continuare a usare il lotto della farina richiamato.